La scuola 3.0 è una realtà o una chimera? Al Pisani Pizzini di Paola. Siamo andati a vedere. Buongiorno, sono Buongiorno, Paolo. io sono Rosana. Ciao. Gaia. Comunque, GoZapp è davvero fantastica. Sì. Ti trovo sempre, sarai la mia guida. Sì. Allora, oggi Gaia sarà la vostra guida e vi porterà a fare un giro nel nostro mondo tecnologico fatto dei laboratori e di tablet. Allora, la novità di quest'anno non sono tanti tablet, ma un'applicazione, cioè Scuola 3.0, che è un'applicazione che tiene in conto tutta la classe, anche i professori, anche fuori dalla scuola. Gaia parlava di Scuola 3.0, che cos'è? Allora, la Scuola 3.0 è un nuovo modo di fare scuola e la scuola che verrà. Guarda che... Bravo, se non ci riesci. Professore, come reagisce lo studente utilizzando il tablet piuttosto che la tastiera classica? No, molto positivamente, anche perché è uno strumento didattico molto efficace e per lui è anche uno strumento di comunicazione. Dunque, Quindi si facilitano gli interventi? Sicuramente. Ti piace? Utilizziamo degli strumenti per associare le parole, le immagini. Bene, buon lavoro. Grazie, Ressa. Il progetto Scuola 3.0 è un'iniziativa di Didasca, del First Italian Cyber School for Lifelong Learning, cioè la prima scuola in Italia per l'apprendimento lungo l'arco della vita. Questo significa che Scuola 3.0 seguirà i ragazzi quando cresceranno, quando andranno anche, diciamo, fuori da questa scuola nel mondo del lavoro, perché Scuola 3.0 organizza dei corsi per l'alfabetizzazione digitale, per apprendere come navigare in maniera sicura su web, per riuscire a trovare le risorse digitali che il docente prepara loro, fruirne anche a casa, magari nel momento in cui si ha, che ne so, influenza, non si può venire a scuola, si può seguire la lezione, anche prima rispetto al momento in cui l'insegnante poi erogherà questa lezione. Per cui noi attraverso il sito di Didasca abbiamo già delle aule virtuali disponibili per i docenti preparano questa lezione che può essere fruita in diretta, però ci sono i materiali per i ragazzi. I ragazzi hanno già il materiale, quando vengono a scuola, come stanno facendo adesso, possono già eseguire i loro compiti e quindi essere assistiti intanto tra loro, il vicino, diciamo, di postazione, può aiutare a superare una difficoltà. Nel momento in cui proprio c'è una difficoltà insormontabile, chiamano il docente. Allora, praticamente è una scuola rovesciata, per cui adesso si usa il termine flipped classroom, cioè rovesciamento per cui l'attività, diciamo, la tradizionale lezione viene fatta prima e a scuola si viene per diciamo, attivarsi e seguire i compiti, svolgere gli esercizi, discutere quali sono le difficoltà. Ecco, questo progetto sotto il nome di Scuola 3.0 ci vede impegnati intanto in un aggiornamento di noi docenti per apprendere queste risorse, come possono essere fruite da parte nostra sul web, come possono essere coinvolti i ragazzi in questo nuovo modo di fare scuola.